Io ho sempre avuto qualche difficoltà a comprendere alcuni peccati capitali della tradizione cattolica, quantomeno che abbiamo ereditato, quelli che poi Dante posiziona sulle frange esterne dell'inferno come se fossero appunto i peccati minori, i peccati che riguardano la capacità di contenersi, no? La lussuria, la gola. Non sono mai riuscito, forse perché ho troppa compassione, insomma, anche nei miei vizi, ma no, ho veramente qualche difficoltà, ecco, a comprendere la radicalità di ho scritto un libro di cose di questo, capitali, di cose di questo che genere. Se lo fornisca. Sì, le sarei assolutamente grato. Per cui, giusto qualche parola o di rassicurazione, guarda, di condanna su questo genere di cose. Significativamente i peccati capitali, secondo Ripunto Evagrio il Pontico, e poi la tradizione occidentale di Gregorio Magno che li riduce a sette, partono dalla gola, che è il peccato più perdonabile, poi la lussuria, mentre l'apice e l'orgoglio sono i peccati più gravi. Perché è luciferino, no? Mettiti già in testa che gola e lussuria non sono tra i più gravi. Questo mi rassicura moltissimo. Poi attenzione, invece di gola bisognerebbe tradurre, perché lì siamo sempre lì, la traduzione è quella che conta, è la voracità. Non è questione di mangiare tanto bene o di negare il gusto. O di assaporare. È questione della voracità. E la voracità è davvero un problema, oltre che umano, anche spirituale. In questo il monachesimo ha un grande insegnamento. Vedi, noi nel monachesimo, molti ridono, ma noi pigliamo o un pasto in silenzio al giorno, o la prima parte, il primo piatto in silenzio, ma è di un'importanza capitale, perché se tu noti quando si è a tavola, soprattutto in una vita continua, si arriva a tavola con una tale fame e voracità che è una violenza da scaricare. Nella famiglia normalmente era il padre che scaricava questa voracità con ira sui figli e sulla moglie. Sempre, tutta la violenza in campagna, il padre arrivava, si lamentava dei figli, della moglie, del cibo come era fatto, e poi bevuti due primi bicchieri e mangiato il primo, era calmo, tutto tornava calmo. Ma bisognava assistere a questo rito della violenza in campagna tutte le volte. L'altro problema è che nella vita comunitaria è il momento delle battute, della cattiveria, dell'insopportabilità, cioè è il momento in cui la violenza che ci abita con la voracità fa tutt'uno. Allora avere coscienza di questo, stare in silenzio, non avventarci subito sul cibo, ma al di là del dire la preghiera che ha il suo significato di ringraziamento, ma pigliare una certa distanza, chiederti cosa mangi. Questo impedisce ogni voracità e ogni violenza. Questo ti aiuta molto. Allora, poi tu mangi, ma non mangi più con voracità. E il problema della voracità non è la voracità in sé, che umanamente cosa fa? Purtroppo lo vedi in vita comunitaria, sono persone, soprattutto il celibato in questo, sono persone cui il celibato fa male, farebbe bene che facessero un po' più di amore, e con ogni probabilità non sarebbero così. Arrivano, rattoccata, non alzano la faccia finché non hanno finito il piatto. Terribile, ma tu le vedi queste scene in comunità, noi ce le vediamo quando siamo 40 a tavola uno di fronte all'altro. Ed è davvero la voracità che ti impedisce di vedere gli altri. Capisci perché è grave la voracità? Non è il gusto del mangiare che fa bene. Gesù non era il Battista che mangiava cavalette, andava a pasto, ci sono più passi raccontati nel Vangelo che non altro. La lussuria è un po' la stessa cosa, cioè la lussuria non è l'esercizio del sesso, è a un certo punto la cosificazione della sessualità. E tu le vedi le persone che cosificano la sessualità, in cui l'altro non esiste, esiste la parte sessuata del loro corpo,
che diventa l'interesse, scusate, i genitali, il culo, le altre parti, ma in cui l'altro non esiste. Mentre fare l'amore dovrebbe essere una sinfonia, deve essere un'ascesi, perché guarda che prima di fare l'amore bene ci vuole del tempo, lo dice un monaco che non ha fatto niente, ma ci vuole dal tempo, perché pensa solo alla sinfonia, il rispetto dell'altro, il fatto che l'altro non sia cosificato, l'attesa che l'altro abbia un passo come il tuo. Guarda che la maggior parte del sesso è tragica, te lo dico io che sono vecchio e che ne ho ascoltate tante della sessualità. La sessualità è un gran mito finché si è giovani, ma poi quando la si esercita, per la maggior parte degli uomini è un dramma, è un dramma. Persone che non trovano nessuna soddisfazione nella sessualità, o la trovano sbagliata o tardi, o si sentono oppressi o cosificati. È difficile, c'è un bel da dire che la sessualità è la liturgia dei corpi, imparate quanta ascesi ci vuole perché ci sia l'arsa bandi davvero anche fisica, perché la violenza si abita, noi siamo degli animali, è l'aggressività sessuale che abbiamo, ma noi siamo uomini. E nota bene che abbiamo questa assurdità mistero, che a 12 anni possiamo essere papà, e loro addirittura 11 mamma. Ma che senso ha 11 anni e 13 un accoppiamento? Come potrà lei essere madre e tu essere padre? E fino a 20 ci vuole un apprendistato, un esercizio, un imparare, in una dilazione. Che lì il dramma, la Chiesa diceva castità, impossibile da viversi oggi, perché oggi più nessuno la vive, ma come vivere questa dilazione con un esercizio sano della sessualità, che non sia una strumentalizzazione, che sia da un lato scoperta della sessualità, perché è anche giusto scoprire la sessualità prima di mettersi in una vicenda che ti leghi con un'alleanza come il matrimonio, perché altrimenti molti matrimoni vanno poi a male, perché in realtà si manifesta che non c'era un'intesa sessuale. Ma come scoprirla prima e nel rispetto e nella sinfonia? Per cui la castità, tu sai che il termine castità significa vietato ogni incesto. Castità viene da incesto, è il contrario dell'incesto, è il contrario della fusionalità. Sono gli animali che hanno la fusionalità tra loro. Noi dobbiamo nell'alterità accoppiarci, restando altri e rispettando l'altro. Il sesso è un linguaggio, ma il linguaggio bisogna esserne padroni. E bisogna sapere quel che dice il linguaggio se vuoi usarlo. Altrimenti, io non so di quelli che pensa che il sesso sia il linguaggio, non so, solo del matrimonio, no. Questo senza avere idee strane, ma penso che è un linguaggio, perché ho sempre visto nella vita che per dire l'amore il corpo va anche coinvolto e si può anche dire se con il sesso, però non è così. Esatto, ma secondo lei un buon cristiano come dovrebbe comportarsi in merito? Ma io credo che lì il cristianesimo non ha molto da dire se non quello che dice umanamente. Su questo non si distacca da una vera umanità il cristianesimo. Il cristianesimo non ha regole per il matrimonio. Sai, la cosa più bella che nessuno sa dai cristiani è che il matrimonio si celebra a partire dal 1500. Per 1500 anni c'è mai stato il matrimonio celebrato. E nel primo millennio il matrimonio è mai stato considerato un sacramento. Ma prima non c'erano, i due si sposavano, c'erano i genitori, i solenti che facevano, le famiglie che si accordavano, c'era un pasto, un banchetto, addio. Non c'era nulla. Nella chiesa armena, pensate, l'unica chiesa nell'Ottocento
appare la benedizione agli sposi. Ma né Chiesa Cattolica né Chiesa Ortodossa gli sposi non erano benedetti. Questo è anche quello che ha fatto sì che la Chiesa Cattolica ha sempre voluto dire che i ministri del matrimonio sono gli sposi, non è il prete, non è altro.